Sapevate che a Piscina, nella pianura pinerolese, potete vedere arte a cielo aperto, opere di Antonio Carena, ma anche Soffiantino, Casorati e tanti altri artisti. Sono più di 70 le opere d'arte contemporanea di artisti piemontesi esposte nelle vie, sui muri, nelle piazze di questo borgo meraviglioso da visitare che vi aspetta. Emanuela Ghirardi è un architetto che vive e lavora a Piscina, ma soprattutto è la direttrice di questo museo. Il progetto è nato grazie all'idea di un nostro pittore piscinese che si chiama Antonio Panino, che 32 anni fa, nel 1991, propose all'amministrazione di partire con questo progetto a Piscina, di farlo diventare un museo di arte contemporanea all'aperto. All'epoca era un'idea abbastanza forte per una realtà rurale come Piscina, però l'amministrazione l'accolse e si creò un gruppo spontaneo di volontari coordinato da un comitato artistico il cui direttore era Francesco Preverino, che tuttora ci aiuta e ci segue. E quindi io all'epoca ero insomma un'appassionata ed ero amministratore comunale. E poi questo progetto si è assopito per 10 anni, è durato dal 1991 al 2001. Le 70 opere circa realizzate fino ad allora rimasero sui muri di Piscina, quasi dimenticate. Possiamo dire che adesso Piscina si ripropone come museo di arte all'aperto per l'arte contemporanea piemontese. Assolutamente sì, fin dall'inizio abbiamo cercato di focalizzarci sull'arte contemporanea piemontese proprio per valorizzare gli artisti del nostro territorio, della nostra regione. E devo dire che a distanza di 32 anni è stata una scelta vincente, perché si è creata proprio una sorta di comunità degli artisti piemontesi, è diventato un gruppo di amici, direi, e purtroppo alcuni artisti sono scomparsi, ma siamo tuttora in contatto con gli eredi che ci seguono e anzi ci aiutano soprattutto nel restauro delle opere. Quanta passione ci vuole per guidare questo piccolo museo, ma soprattutto per sognare il futuro di Piscina Arte Aperta? Devo dire tanta, bisogna crederci, però bisogna anche avere questo gruppo che è molto unito e coeso del comitato che gestisce il museo, perché siamo diventati museo civico, quindi museo comunale, grazie alla volontà di questa nuova amministrazione nel 2021, in occasione del trentennale. E si è creato attorno a noi un gruppo di amici del museo di piscinesi, perché stiamo cercando di condividere questo progetto con la collettività, con il territorio e in primis con i piscinesi. Faticoso, però devo dire che anche grazie al progetto pilota di restauro delle prime opere che sono state restaurate, condotto dall'ICR di Roma, questo lavoro di consapevolezza e di condivisione della fragilità, no, di queste opere sui muri del paese, piano piano è stato acquisito anche dai piscinesi, soprattutto dai ragazzi, e questo è molto bello e dà tanta forza.